per questa, per questo, diciamo così, excursus molto preciso e anche un po' difficile per certi aspetti, ma comunque tu allora pensi che i Shardana siano sardi e sono sardi i sardi che praticamente si trovano con Ramses. Il testo è molto chiaro perché dice una confederazione di popoli in cui vengono distinte. Nel primo testo di Medinetabu si parla di 5 gruppi di popolazione, nel secondo si parla di 6. Per quanto riguarda gli Shekelesh e gli Shaddam, viene detto dopo una confederazione che viene fatta nelle loro isole. Sanders, che ha scritto 2 libri sulla fine dell'età del bronzo, nota, parla di varie ragioni su questo, perché ci dovrebbe essere stata questa migrazione verso l'Oriente, perché questa deliberazione è verso l'Oriente. E dice, beh, forse è anche un modo di approfittare di una, del fatto che i grandi imperi dell'età del bronzo entrano in una fase di crisi e quindi non hanno più anche quella solidità e quella cultura dominante che avevano prima, e quindi si può tentare di penetrare. Ricordiamoci che, vi dicevo prima scherzando, che nell'ultimo convegno che abbiamo avuto sul terzo periodo intermedio ci siamo tutti detto come per noi storici diventi davvero sempre più interessante osservare quello che sta succedendo adesso, perché leggere dei testi così lontani ci sembra a volte anche molto semplice cercare di ricondurre tutto ad una causa che ci spieghi tutto quello che è successo. Ma se fatto un paragone non ortodosso con 3.000 anni dopo, se noi parlassimo dei motivi delle situazioni della crisi in questo momento nell'area del Mediterraneo, beh, non vi è un motivo, ma vi sono una serie di motivi che vanno dal cambiamento dei modelli economici, dal cambiamento delle linee commerciali che abbiano un certo interesse, da nuovi centri di produzione che si affacciano. Ricordiamoci anche che con la fine dell'età del bronzo e l'inizio dell'età del ferro, il ruolo che avrà la Grecia, come cambiano i centri di potere e i centri. E quindi questo è un motivo. L'Egitto sicuramente, ma non solo l'Egitto, perché la stessa sorte la subisce la Siria, la stessa sorte la subisce Carti, la stessa sorte la subisce Mitanni, che viene a finire, sono imperi che nella loro espansione imperialistica hanno davvero esaurito molte delle loro risorse. E quindi poi, basandomi sui testi, io mi sento di escludere invece l'altra opzione che viene data, ovvero che gli Shekelesh e gli Shardana provengano da Oriente, vadano in Egitto, abbiano un confronto con Ramses III, dopodiché si insedino in Sardegna e in Sicilia, perché il testo sembra dire esattamente il contrario. Il testo dice esattamente il contrario, una loro provenienza dal nord, una loro confederazione prima, e anzi Ramses III dice poi vengono ridotti in sabbia, ridotti in polvere, sia in Egitto sia in Europa.